Come proteggere la propria salute dagli effetti nocivi degli agrofarmaci? È stato questo il tema affrontato dal corso di formazione organizzato dall'Unione Italiana Vini in collaborazione con la Bayer Crop Science presso l'azienda vitivinicola Torrevento di Corato. L'obiettivo è quello di aiutare gli operatori del comparto agricolo nella scelta dei dispositivi di protezione da utilizzare per poter lavorare in condizioni di sicurezza in relazione ai diversi pericoli derivanti dall'utilizzo degli agrofarmaci. La salvaguardia della salute degli operatori agricoli, infatti, dipende sia dalla conoscenza degli aspetti tossicologici degli agrofarmaci, sia dall'accurata scelta dei dispositivi di protezione individuali da indossare durante la manipolazione dei fitofarmaci. Sono dispositivi che proteggono proprio l'esposizione del corpo a questi fitofarmaci, fra cui le maschere o le semimaschere, le visiere, guanti, guanti monouso, guanti pluriuso, sempre a base di nitrile, hanno delle caratteristiche con marchiatura CE e hanno un libretto di istruzione che molti agricoltori purtroppo non è che leggono prima di indossare, perché devono avere delle qualità, devono rispettare delle direttive comunitarie. Durante il corso sono state anche illustrate le finalità del progetto Tergeo, promosso dall'Unione Italiana Vini, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità dell'impresa vitivinicola. Il progetto Tergeo è un progetto per valorizzare le imprese e i prodotti nell'ambito della sostenibilità, per creare un discorso comune proprio tra le varie imprese a livello nazionale, da poter portare i nostri prodotti e il valore delle nostre imprese sia sul mercato nazionale e in modo particolare sul mercato estero, dove la sensibilità nei confronti della sostenibilità è sempre più alta. La peculiarità di individuare un linguaggio comune anche è una cooperazione tra le varie imprese collegate con il mondo della scienza e della ricerca e con i produttori leader di macchine, prodotti e tecnologie.